Eccomi qua ragazzi, bentornati qui in questa 17ª puntata della serie Facebook. Come potete notare ho fatto 370.000 euro, praticamente ho fatto i contratti da terzista, ho venduto raccolto, in particolare ho venduto le colture che producono meno ma che hanno un alto guadagno, quindi l'avena e la soia, ed è infatti di avena ne ho poca, quindi dovrò seminare penso due campi per poter riprendere quello che ho venduto, anche se però mi è servito un bel po'. E anche, vabbè, la soia non tanto perché ho fatto campo 19,20, quindi ho venduto subitissimo quello che ho trebbiato e c'era un prezzo di 2750, credo circa. Quindi è stata una bella vendita. E quindi allora devo seminare l'avena, un po' di girasoli e, bah, sì, anche un po' di colza, toh. Anzi, già un campo, dopo devo andare a trebbiare. Mentre per il resto direi che per ora non è il momento di raccogliere, cioè di metterci a seminare né patate né bietole, manco morto la canna da zucchero perché è un valore veramente bassissimo, cioè proprio una roba veramente inutile, purtroppo. E però vedo che qua ho un sacco di orzo e frumento che cioè hanno fatto una bella quantità, orzo soprattutto, e però hanno un valore di vendita basso. Toh, vabbè, 1234 non è proprio tanto bassino, però in confronto al resto delle colture non è tanto alto. Anche l'orzo qua vediamo che ha un prezzo di 1146, ma per il resto insomma non è proprio bellissimo come prezzo. Quindi intendo utilizzarli per un altro scopo, che mi aiuterà lo stesso a utilizzarlo, piuttosto che magari venderlo a poco, a produrre altre cose che possono sempre essere vendute e se hanno un bel prezzo posso fare anche un sacco di soldi. Però ci sono dei piccoli, diciamo, problemini, piccole rotture di balle. Sto parlando di piazzare un recinto per le galline, perché voglio usarlo per produrre uova, così poi posso anche venderle. Infatti vedete che ha un prezzo molto molto alto, che è di ha un minimo di 3.313 fino a un massimo di 6.100, quindi non è affatto male, devo dire. Però poi vi devo dare piccole spiegazioni che so già che sapete, ma ve lo dico lo stesso. Quindi allora, innanzitutto andiamo a riempire qua il fend di orzo, così poi sono già pronto per riempire. Adesso andiamo qua sotto il silos, qua sul 19 si può anche tranquillamente riempire tramite la pala, quindi comodo. Occhio che però se avete una pala da 5.000 litri la cosa diventa un pochettino pericolosa. In questo caso avrei fatto anche azioni pericolose, infatti avrei distrutto il silos, avrei fatto un bel casino con le colture, ma lasciamo perdere, fortuna che è farming. Sentiamo bene il buco e la cosa suona male. Allora, ok. Orzo, 37.000 litri, buon perfetto. E andiamo sul punto in cui voglio posizionare il pollaio, cioè qua dietro il capannone. Ho dato un po' di vostri consigli e ho poi deciso io di cosa fare. Comunque, grazie mille a tutti quanti voi per i consigli che mi date, sono molto molto utili. Infatti vedrò anche di appuntarvi in qualche modo, ma chiedendo qualche cosa che mi serve, magari in qualche punto mi avete detto voi. Allora, voglio utilizzare il campo 19, questa parte qui, visto che non è utilizzata, anche se purtroppo poi l'operaio farà sempre il solito rompipalle, mi dirà, ma questo oggetto blocca l'operaio. Cioè, lui arriva praticamente qua, ok? Qui c'è il rimorchio col timone che è qua. Il genio cosa fa? Arriva fino a qui e poi si blocca, mi fa l'oggetto, blocca l'operaio. Ma scusami, hai un 30 metri di manovra, fai manovra, cioè vai indietro un attimino, se no curva. Arrivi qua, curva, che non è la bestemmia in russo, ma è curva nel senso di sterzare. E poi, magari, non so, vai qua un attimino, ti sposti per di qua. No, lui proprio deve fare il pignolo e quindi non mi fa fare un cavolo. Quindi, allora, io occuperò un attimino questa zona qui. Dopodiché farò il campo 19, lo andrò a allungare qui, vedete? Lungo qua un attimino e dopodiché sono a posto. Quindi aumento un pochettino lo spazio, rinunciando un attimino a questa parte qua. Adesso andiamo subitissimo a posizionare il pollaio, che è qui nella categoria oggetti posizionabili. Vediamo questo qua da 40, visto, no scusate, 100 polli, visto che non voglio fare un mega allevamento. E voglio metterlo così, no? E in teoria mi avete detto che c'è una mod che si chiama Place Anywhere, però mi sa che forse c'è un problemino, nel senso che se tu piazzi dove vuoi, dopodiché va a finire che ti trovi magari col recinto, tipo messo così, che compenetra magari il terreno. Non so se poi funzioni, ma comunque spero di no, ma non la uso perché vorrei evitare di creare casini. Allora, devo cercare di posizionarlo in modo un pochettino decente, ma tipo qua così, no neanche, me lo fai girare un attimino così, volevo metterlo così, perché così almeno metto due stradine, una che va verso la casa e un'altra invece che va verso il carrello che vedete lì, verso il fend in poche parole, quello a sinistra. Lo metto magari un pochettino vicino qua, ma c'è il collision, quindi magari metterlo così, me lo fai mettere tipo qua, no, un pochettino magari qua, no, qua niente. Magari così, neanche tipo così. Ok,
L'unica opzione sarebbe quale? Questa qua, così. E se vediamo di posizionare un attimino meglio, perché so che queste posizionabili a volte possono dare un po' di rogne. Se sbagliate a posizionarli, viene fuori che o avete un Monte Everest o avete una fossa delle Marianne. E metterò magari così, così avere una leggera collinetta, ma non troppo. Vabbè, così. E incrociamo le dita. Oh. Attenzione, e ta-da! Vediamo come è venuto fuori. Sì, dai, non proprio tanto male, ma resistiamo un attimino qui, ma per il resto diciamo che è fattibile come opera d'arte, dai. Adesso vediamo se riesco a modificare un attimino qua, perché vorrei evitare di tenere questa collinetta qua che non mi serve a niente. Sì, peccato che... No, si può modellare un attimino sta cosa qua, sì o no? Sì, ok, ho modellato un attimino così mi è fuori meno... Sì, ha modellato, vero? Sì, ok, perfetto. Adesso voglio fare una stradina che va una qui e una invece che va fino a qui, così posso rientrare in due punti del recinto senza per forza fare tutto quanto il giro. Adesso andiamo con la funzione dipingi e vediamo di fargli magari un po' di cemento, toh, con questa forma, anzi no, con la pallina, mi farà meglio con la sfera. Tipo magari da qua le faccio una stradina che va qui, mentre magari qua invece faccio di terra che parte magari, toh, non so, da qua, dal campo qui e si collega. Quindi rifacciamo una stradina che va da qua, o se no posso farla anche in terra, ma facciamo in terra, chi se ne frega. Adesso quella di quella terra la vediamo com'è, allora così, no, questa qua è la sabbia, questa no. Dove cacchio è che non la trovo più? Forse l'ho già saltata, mi sa, sì. Questa qua no, non è questa, no, troppo chiara, neanche questa è troppo scura. Questa qua, oh, perfetto, bene, facciamo magari, allunghiamo un pochettino questa zona qui, qua così. E gli faccio una stradina che mi arriva da qua e arriva fino a qua. Ecco qua così. So, bella larghetta così poi sono a posto, non ho problemi ad accedere. Qua. Là, ok, perfetto. E qua vi sediamo un pochettino magari in questa zona qui dove c'è un po' di cazzo d'erba. Là, ok. Qua sediamo un pochettino in questa zona qua così da fare una bella roba qua, magari per metterci il caro portabarra. E qui una stradina che va da qua. Così si collega magari a questa qua, to così. Facciamo una magari bella larga così poi se devo buttare roba non serve che pesti l'erba. Là, così. Poi magari se ben fuori, magari si cambia, posso anche tranquillamente sistemare, nessun problema. E ok, adesso è a posto, sì, ok, qua è a posto. Qui va bene, lasciamo un po' di erbetta, poi sistema come ho detto prima, quindi nessun problema, ok. Adesso devo comprare gli animali, le galinelle. Allora, compriamo subito il gallo, che dovrebbe essere quello che... Sì, se no consegni gli animali che tu rimani... Ah, ok, sì, vabbè, chi se ne frega, tanto per qualche euro in più non cambia niente. Vediamo il gallo così mi fa riprodurre le galline. Ok, 50 euro più 15 euro di tariffa, che sarebbe il costo del trasporto. Quindi, vabbè, chi se ne frega. Prima adesso 10 galline marroni. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, so contare, contenti? Conferma 550 euro più altri 165 euro di altro che sarebbe il trasporto. E ecco qua le nostre galline. Adesso vediamo subitissimo a buttarli il lord, visto che ne ho tanto. E loro inizieranno a produrre uova mano a mano che il tempo passa. E c'è una cosa che devo dirvi che ho imparato grazie a qualche persona che conosco. Le uova, i contenitori delle uova sono praticamente da 200 litri. Quindi il prezzo qui va a 1000 litri. Quindi io per fare in modo che io riesca a prendere tutti questi soldi qua devo farne, cos'era, 2, 4, 6, 8, 10, 5 scatole da 1000 litri, cioè da 2 litri a testa circa. Quindi mi ci vorrà un pochettino di tempo e spero che almeno con 10 galline riesca a fare qualcosa, perché sennò qua mi ci vuole un'eternità. Ah, buttiamone un attimino un po' di più di frumento e orzo. E una cosa che secondo me manca, vabbè, a parte che il gallo non potrebbe fare le uova, quindi non va bene, lasciamo perdere, ok? La cosa che manca qui è il fatto che manca l'acqua, perché non è che le galline mangiano e basta. Le galline mangiano, bevono e cagano, quindi potevano anche fare un pochettino di, diciamo, parte che riguarda anche la produzione di schiti di gallina, cioè letame che fa una spusa bestiale, ma lasciamo perdere. E vale anche il fatto che si vive anche dell'acqua, perché non è che vivono solamente di quello. Diciamo che hanno, diciamo, un pelettino forse cannato alcune parti che potrebbero essere fatte meglio, ecco, un po' più diciamo realistiche tra virgolette. Anche se alla fine ok non è proprio tantissimo una roba che conta tanto, ecco, ma diciamo che per essere realisti devo mettere anche quella cosa là.
Anche per quanto riguarda le pecore, anche loro cagano, non è che fanno solamente lana e mangiano e bevono. Ok, qua facciamo un mucchiettino così siamo a riserve e a posto. Ok, boh. Adesso io qua devo trebbiare il campo 26, anzi, semino un pochettino di campi, 18, 19, 20. Sì, scusate, 19, 20 e il 26 lo trebbio. Quindi poi ci vado tra poco quando è ora di acquistare un nuovo campo, perché vorrei espandere un pochettino l'azienda per aumentare anche la produzione. Intanto qua vediamo di sistemare un pochettino il fendino, anzi utilizziamo il capannone visto che l'ho preso apposta e non lo utilizzo mai. Questo qua mai potrebbe anche tornarmi utile per, beh sì, forse per posizionare le balle, anche se con questa arcata qua e mi sa che verrà fuori abbastanza danni, ma non facciamo caso, ecco. Vedremo quando sarà ora, vediamo quanto sarà utile questo capannone qua e quanti danni farò. Allora ho seminato l'avena qua in questi due campi, adesso andiamo a sarchiare. È bello che ho appena finito di seminare tutto quanto e sono già cresciute le erbacce. Poi vedete che sono cresciute un pochettino a tratti, infatti vedete, manca questa parte qua. E lì non so perché, non, cioè non stanno crescendo, infatti se vedete qua la mappa vedete che è tutto così, non so il perché, cioè boh. Qua per sbaglio mi sono distratto un attimino e ho lasciato una piccola strisciolina, cioè ho dato una piccola pestata con le ruote, qualche metro, però vedete è molto molto corta, quindi tranquillini. Niente di strano, ecco, può succedere purtroppo. Ok, non così tanto lunga, ma capita, ecco, quindi sì, sono un po' distratto ogni tanto. Adesso qua mettiamo l'operaio a sarchiare. Prendo, un'altra roba, perché non mi si cava questa cacchio di erbetta qua? Perché non ti cavi? È bello che è già la seconda volta che resta lì, non so neanche il perché. Cioè, le erbacce crescono male, alcune parti non si tolgono, ad esempio anche qua sul confine dei campi, qua non si toglie, chissà perché cresce, poi boh, cioè, non so. Ha dato qualche problemino anche al gioco, purtroppo. Qualche. Multiplayer è peggio, però anche single player ogni tanto non scherza e bestemmio ogni tanto. Allora, ho trebbiato il campo 26, ho prodotto circa 13.000 litri, quindi non è tantissimo, però diciamo che tutto sommato non è neanche tanto male. Grazie a quel campo lì mi sono salvato un sacco di volte per quanto riguarda la produzione e le vendite. Perché 19 sì, ok, produce, però vorrei anche avere un altro campo, cioè volevo avere un altro campo che mi permettesse di fare altri raccolti. Infatti adesso voglio anche acquistare un'altra, visto che tanti soldi ne ho, e stavo optando per o il 18 o il 27. Qua è stata un'eccezione perché costava poco, infatti costa 125.000 euro, quindi non era neanche tantissimo. E però adesso vorrei prendere un altro campo qua vicino. 18 costa 180.000 euro, il 27 costa 204.000, è solamente 340.000 euro, quindi non vorrei spendere troppo. 28 e 29 sono troppo piccoli, il 21 potrei anche, però è più grande come estensione del 27, quindi no, troppi soldi. Cioè di prendere il campo 18 a 180.000 euro e me ne restano solamente 160, sì. Ne ho speso un bel po', però c'è da dire anche che poi qui ho un altro campo qua vicino, posso semplicemente anche utilizzarlo per quanto riguarda la fienagione, quindi vedete c'è un sacco di erba qua attorno, c'è l'erba qui. Qua in fondo dappertutto e poi è anche seminato quella cosa, quindi posso fare ancora un po' più di raccolto. E fino adesso sono arrivato a 35.000 litri di colza. Se poi il prezzo va anche su bene, potrei anche vendere. Tanto qua la ravena è a posto. Se mi mancherebbe girasoli, che seminerò magari su questo campo qui sul 18 appena ho finito di trebbiare. E quindi direi che farò una bella bella scorta di colza, quindi sarà una roba veramente mostruosa. Però in teoria non è stato concimato il terreno, eh no, infatti, quindi avrò una resa minore, ma vabbè, pazienza, dai. Tanto alla fine è grande, poi riuscirò a rifarmi in altre volte con ovviamente altre colture. Adesso qua vediamo di schivare. Ho schivato un cartello, ma ne ho fatti fuori, ne ho fatte fuori in alto, quindi vabbè. Adesso qua inizio a trebbiare, vediamo quanti litri riesco a fare. Sinceramente credo che farò minimo due rimorchi, credo, quindi 60.000 litri, cioè, credo. Certamente penso due. Forse, poi non lo so, vediamo alla fine cosa viene fuori, ma comunque è bello grande, ci vorrà un bel po'. È grande, penso, sì, è un po' più grande del 19, sì, a qualche metro in più. Poi ovviamente qua vedrò di sistemare, allungarlo un pochettino, magari fino a 4 o così, così poi guadagno qualche altro metro in più. Il che significa imprecare per sistemare questa specie di avvallamento, questa discesa che c'è, devo tirarla su un pochettino e far sì che non sia troppo esagerata. Allora, campo 18 terminato, speravo di fare almeno un rimorchio, ma sono arrivato penso a 16-17.000 litri, quindi non è proprio tantissimo, ma sempre meno di niente. Rispetto ai campi che avevo prima, quindi ad esempio non so, il 20 è una grossa produzione, il 26 ho fatto 12.000 litri, quindi non male, dai, direi che è stato utile come acquisto.
Questo qua poi è una roba proprio veramente eccezionale. Tra 18, 19 e 26 faccio di quelle produzioni che fanno spavento. Siamo qua intanto la trebbia, poi andrò a sistemarla, darò anche una lavatina, visto che è un po' leggermente unta, devo dire, un po' qui appena appena. Vabbè. Adesso andiamo a casa, vediamo quanto riesco a fare in totale. Allora, qua ci sono 17.077 litri, a casa ne ho 35.000 litri, quindi verrà fuori circa 3, 4, 51.000 litri circa. Quindi non male, direi. Adesso qua tiriamo un attimino per i campi, non fatto da casa, che in realtà rischiate di pestare il raccolto e dopo il proprietario vi bastona. Galline, vediamo come sono messe, se hanno iniziato a produrre qualcosa. Vediamo. No, ancora no, non vedo ancora scatolette di oveti né niente, quindi boh. Vediamo magari di aumentare più avanti da, non so, da cosa, da 10 a 30, vediamo se magari poi la cosa cambia. Niente, penso sì, ma ci vuole un bel po'. E svuotiamo, vediamo quanto arriva, 36, 8, 39, 41, 42, bene, dai, 50, ok, 52.000 litri, non male. Adesso devo seminare sui campi, sul 18, semino la soia, mentre su, anzi no, farei girasoli sul campo 18, ok, mi confondo sempre tra 18 e 19, e mentre sul 26 faccio la soia. E poi, vabbè, avena è già a posto e boh, anche un po' di mais, giusto per avere grandi quantità, così almeno se ho una bella offerta posso venderne di più e così fare molti più soldi. Quindi boh, allora, allargare il campo 19, sì, potrei farlo perché alla fine, vabbè, rinuncio un attimino a un po' di campo, ma almeno poi recupero con il campo 18, vedete che là c'è una specie di erba, e anche un po' con il 26 e questa parte qua, quindi posso tranquillamente rinunciare a un po' di spazio là dietro e aumentare un pochettino i metri, quindi ovviamente questo significa anche un po' di produzione in più. Come sempre poi l'operaio tenderà a incastrarsi su questa parte qua, perché gli dice, ma io non voglio andare avanti, voglio fare 3.000 manovre, perché qua c'è l'angolo del pollaio, quindi lui si fermerà qui, poi toccherà spostarlo manualmente, quindi evviva. E niente, c'è un prossimo video, spero non sia stato troppo lungo, anche perché so che dopo un certo minutaggio il video diventa noioso, poi non sono una persona di quelle che sa proprio intrattenere alla grande, ma comunque cerco di fare del mio meglio. Quindi niente, adesso qua sistemo i campi, faccio un po' di cose, ci vediamo un prossimo video in cui vedremo di, beh, sì, allargare il campo 19 si potrebbe fare, to anche, sì. E poi vediamo che altro combinare, perché è bene avere anche un po' di idee, se no va a finire che tutto quanto va in malora. Mi raccomando, fatti bravi, ci vediamo al prossimo video e buon sabato, dipende da quando uscirà questo video, insomma buona settimana, ecco. E alla prossima, ciao ciao!